Buongiorno, stamattina sono stato svegliato dalla qualunque, da un somaro, dalle cornacchie, dai gabbiani, qualsiasi cosa, anche dai galli, quindi è stato veramente un risveglio motivato. Tutti che tifavano per me, anche gli animali. Allora, ho già messo sul caffè, devo ricaricare un po' le batterie perché sono al 70%, ieri ho prelevato il 30%. E penso che tra un paio d'ore partirò direzione Chioggia. Sono appena partito, sono le 7 in punto. Anche se ho poca batteria, però poco poco mi porto avanti, anche solo motore avanti un terzo, e questo è il molo dove dormivo. Porto via subito dopo la conca di Milano. È un molo privato, ma mi hanno detto che non c'è nessunissimo problema. Navigherò via canali da questa parte. Comunque, questi sono già dei canali che sono influenzati dalla bassa e alta marea del mare, perché ieri sera non era così basso, si sarà abbassato a meno di 80-90 centimetri. Quindi è per quello che ci sono le coste. Navigando nei canali, un po' di brondolo. Qua c'è la guardia di finanza che sta facendo un rifornimento carburante. La direzione di Chioggia è quella là. Niente, anche oggi si sta alzando il vento contrario, guardate qua che roba. E adesso sono in direzione nord, quasi nord-est, diciamo. Allora, adesso ho appena passato l'incrocio tra Po di Levante, che scende giù direttamente, va in Adriatico, e Po di Brondolo, che praticamente è un canale, non è neanche più Po, canale di Brondolo, che mi porterà diritto verso la conca di Cavanella d'Adige, la conca che mi permetterà di superare il fiume Adige. Quindi praticamente io passo da una parte all'altra, poi ci sarà un'altra conca che mi porterà in un altro canale. Avanti ancora 6 km e mezzo e niente, si è rafforzato ancora il vento, quindi c'è un vento contrario, addirittura c'ho un po' di ondina e sembra fatto apposta. In tutte le direzioni che mi metto da un paio di giorni c'ho sempre il vento contro, quindi doppia della fatica. Meno male almeno il tempo che sta reggendo. Qua c'è un ponte ferroviario. Allora, in questo momento sto facendo così, 2,5 A almeno mediamente fissi sulla ricarica batteria, tutto il resto lo uso per la propulsione. Quindi man mano che mi aumenta il sole aumento l'acceleratore, però tengo sempre almeno 2 A di ricarica in batteria, così recupero. Mi mancano ancora 20 A, considerando che magari ci metto 10 ore di navigazione oggi e finisco di ricaricare stasera. Questo ponte ferroviario qua, qualche anno fa, adesso non ricordo bene quando, comunque era un ponte che si alzava e si abbassava per far transitare il carico merci, magari un po' più ingombrante, che non passava sotto. Adesso, visto che hanno rimosso tutto il sistema, quindi probabilmente è fisso, però una volta funzionava così. Guardate qua che struttura. Sono cambiate le cose e adesso probabilmente non c'è più l'esigenza di passare di qua, passano in altri punti. 3 km e là in fondo vedo già la conca di Cavanella d'Adige. Ho appena chiamato la centrale operativa del controllo delle conche qua dei canali. Tra pochi minuti entrerò nella conca di Cavanella d'Adige. Adesso me la stanno preparando, poi vi faccio vedere come si fa a entrare e uscire. Io passerò da questa qua blu, dove sono passato l'anno scorso. Invece questa qua di destra è ferma per adesso. L'ho vista muoversi prima, però mi ha detto di stare davanti a quella azzurra. Nel frattempo ho spento il motore e sto ricaricando a manetta.
13 ampere e mezzo. Ok, questo qua è il fiume Adige, adesso lo sto attraversando molto lentamente. Qua si va al mare, vedete la punta che ho appena passato, e qua c'è l'altra punta che mi permetterà di uscire dal fiume. Anche il fiume Adige è molto basso quest'anno. C'è l'amico Cigno, è venuto a trovarmi. Ciao bello! Ok, e anche quest'altra conca è fatta, livello veramente minimo di differenza, proprio uno sputo, non si nota neanche. E la centrale di controllo, una curiosità, è qua dietro, praticamente loro governano tutte le conche da remoto, invece una volta ogni conca aveva la sua cabina con l'omino, e adesso le cose sono un po' migliorate. Diciamo che qua c'è il molo di attracco dove l'anno scorso mi sono fermato per ringraziarle. C'è parecchio pesce. Salta, eccolo là, guardate che roba. Nulla, vento sempre contrario, costante, direzione Brenta. Porticciolo, eccolo qua, lasciamo anche questo canale, un po' di Brondolo, e ci dirigiamo verso la conca di Brondolo che ci lascerà in laguna direttamente. Questo qua è il fiume Brenta. Bel rimorchiatore. E qua, che bello. E niente, finite le conche, adesso siamo praticamente in laguna, adesso direzione Chioggia, 3 km sono dentro Chioggia e vedo cosa fare. Devo capire bene le previsioni del tempo perché domani sono un po' incerte, domenica brutto, quindi deciderò. Questo qua che vedete qua in fondo è il ponte che l'anno scorso non mi ha permesso di entrare dentro Chioggia tramite questa strada. Ho dovuto fare tutto il giro fuori, qua c'è un'imbarcazione affondata. Allora, ho notato che mi guardano malissimo tutti, probabilmente perché sono troppo largo, 3,60 m a passare in questi canaletti qua, loro si prendono male, anche perché comunque è facile prendersi un pannello in faccia. E il problema è questo qua, adesso vediamo di stare attenti perché ci sono le precedenze, quindi devo rispettare molto bene i passaggi. Qua ci passo al pelo, Vento fa tensione. Piano piano, spacchiamo tutto. Piano piano. Ecco, scandaglio suona. Un metro di fondale. Piano piano, se no spacchiamo tutto. Sono bassissimi questi ponti, mamma mia che effetto fa passare sotto questi ponti.
anche stare in piedi. Bassi, bassi proprio. Incredibile. Qua all'interno vento ce n'è poco, quindi per il momento va bene. Bisogna vedere non appena esco fuori dall'altra parte com'è. Vediamo. Pioggia City. E un altro che vacca via molto basso. Qua c'è traffico ovunque, non sembra il lago di Verona, però devo dire che il moto ondoso non è poi così esagerato per adesso. Vediamo, là ci sono dei nuvoloni che non mi piacciono, speriamo di portare a termine questa impresa, se no ragazzi veramente. Allora, ho provato a uscire un po' da Chioggia ed è tosta, c'è tantissimo moto ondoso delle barche, ma in generale comunque le onde hanno una frequenza molto più larga della mia barca, quindi ho il baricentro tanto alto con questi pannelli qua e ho preso due o tre sculettate che non mi sono piaciute. Adesso sono uscito dal canale e vediamo cosa riesco a fare, ma non lo so, non sono convinto ancora. Vedremo. Vedete là così dove diventa più scuro? Ecco, là c'è proprio il moto ondoso molto più alto rispetto a quello che c'è qua. Probabilmente perché aumenta anche il fondale, quindi è tutta una conseguenza. Adesso valuterò un attimino, ma non sono convinto. Intanto suonano le campane delle tre. Moto ondoso è troppo per Simba, non ti restare lì. Non riesco ad andare avanti. No. Ho provato a fare 6-7 km, ma non ho tanto fondale, 2,5 metri per dire, però non è quello. Il discorso è che proprio c'è moto ondoso forte e quindi non mi permette di stare tranquillo. Non lo so, non sono convinto. Allora niente ragazzi, adesso sono fermo qua al molo e c'è stato un attimo che ho avuto un po' di tensione perché ho iniziato a imbarcare acqua e via un'onda all'altra. Il problema è che quando imbarchi acqua si abbassa la barca perché diventa più pesante e di conseguenza le onde che vengono dopo sono più facili da imbarcare, quindi per me è stato veramente un momento brutto. In più è entrata acqua nel quadro elettrico, si sono bruciati due fusibili, quindi mi si è spento il motore in un punto in cui
avrei avuto bisogno di sgasare, avere motore, quindi ci sono stati 20-25 minuti dove sono stati veramente eterni. E adesso si è calmato anche il vento, il problema è che comunque non sono così convinto di riuscire a continuare, più che altro per evitare di rischiare di affondarla, perché è molto facile. Prima si è abbassata di 20 cm, avevo praticamente la parte davanti tutta sotto e continuava a imbarcare acqua, quindi ho avuto l'istinto di prendere la pagaia, dargli un colpo di pagaia, di girarmi un po' di punta, perché sennò se la continuavo a rimanere di traverso continuavo a oscillare. E probabilmente questa non è un'imbarcazione fatta per quello, ma già lo sapevo. Il problema è che lo scorso anno non ci ho provato direttamente a farlo e quindi avevo un po' l'amaro in bocca. Quest'anno ci ho provato e ho rischiato. Nonostante tutto non è neanche sabato, perché se fosse stato di sabato, un signore qua vicino mi ha detto che c'è al minimo il triplo di barche che vanno e vengono, quindi è veramente tanto. Adesso vediamo. Stanotte ho dormito lì, ho ormeggiato qua, tra il palo e questa barca, a chioggia, tutto bene. Buongiorno ragazzi, allora volevo chiudere questo video con il dirvi che questa notte ho dormito qua a chioggia, sono stato ospitato da una famiglia che mi ha dato la possibilità di ormeggiare in un posto sicuro, ho dormito su Simba, quindi ho avuto comunque sempre la mia indipendenza, però comunque la mia missione si chiude qua, perché comunque è molto molto rischioso attraversare quel punto di mare, la bocca di porto, e poi soprattutto ho capito che Simba, avendo il baricentro troppo alto, il motondoso influisce troppo e quindi rischierei di imbarcare acqua e di conseguenza affondare. Sono molto contento di com'è andata, soprattutto di avervi condiviso questa esperienza, documentato lo stato attuale del Po, e lasciatemi scritto qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa esperienza, e soprattutto vi ringrazio per avermi supportato in maniera così costante. Oh, mi sto portando verso il molo dove ci sarà la ribalta che mi permetterà di caricare Simba. Questa missione 2022 Pavia Venezia, purtroppo con Simba non è possibile completare il percorso per qualche chilometro, però purtroppo con il moto ondoso non reagisce bene, come vi dicevo ieri, anche il baricentro troppo alto aumenta il rollio, quindi rischierei comunque di fare dei danni, se non addirittura di finire sul fondo della laguna, quindi preferisco prevenire. E sono molto soddisfatto di com'è andata, spero che il tutto vi sia piaciuto, che siate contenti comunque anche del fatto che avete vissuto insieme a me questa missione. Vi ringrazio, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché per me è di fondamentale importanza. Sono contento che sono riuscito a condividere anche nei momenti di tensione, riprendendo dei video, facendovi vedere delle immagini, perché è stato veramente importante. Un abbraccio a tutti qua da Chioggia e tutti.